Spero che al prossimo bar troveremo un donut coffee e andiamo a portare l'oggetto sospetto, H detonatore a distanza, all'impiegato della Corps che è qui davanti a noi. Quindi il discorso dell'automata era molto interessante su questa entità Cora. E mi sono andato a spulciare un attimo i giorni diciamo, da quando è stato pubblicato quel testo, quell'esegesi, che io pensavo fosse biblico, ma in realtà un'esegesi è una qualsiasi analisi di un testo, fondamentalmente, un'analisi critica. Poi si può fare della Bibbia, però questo in particolare risulta essere di 300 anni prima, di questi IA che dominavano il mondo. Quindi c'è stata una dominanza di IA con 12, chiamiamoli apostoli. IA? E Cora era uno di loro? Immagino scopriremo più avanti. Altro dubbio che mi è venuto prima di pagare, cioè, speriamo di no, di parlare con l'impiegato Corpsec. Controllo. Driver 14FC, are you out of your Hava? I was on a break. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? What? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Or is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past Che year. bella notizia Everything confortante. okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Te l'ho già Rania. detto. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound. It's all wrong here. I just. Maybe I'll tell you after this job. Oh, sarei Okay, curiosissimo. what you got for me? In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Fessahetic control. Ok, il nostro brindisi è particolare. C'è qualcosa di davvero, davvero losco che sta succedendo, ma pesantemente, pesantemente. Questa musica quando non c'è dialogo è molto bella, ma forse è giusto un pizzico troppo alta. Comunque, quella scala potrebbe andare tipo cabine suicidio, cioè per chi, prigioni, test, cavie, qualcuno che vuole dare tutti i suoi averi. In ogni modo, dicevo, prima di parlare con l'impiegato della Corpsec, questo simbolo dell'occhio vuol dire che non dovremmo avere addosso questa roba? Prima qui avevo visto un negoziante passare. Non voglio vendere quelle cose anche se sono a rischio, ma avrei voluto vendere. Ah, ok, si sta allontanando un po' troppo per i miei gusti. Hi, I found this. I thought I should hand it in to the authorities. Or someone who might know what to do with it. Ma'am, what is this? I don't know. I found it. I think it might be. Non dirlo. Give it to me, now. Yes, I was just going to. I came to you. Ci sono state delle Is this some bombe. kind of scam? You know what? I'm just going to leave. What does this button do? Non lo prema così come No idiota. idea. Bye then. Stay here. I am going to get to the bottom of this. You go ahead. I have no idea what that button does, though, so for safety's sake, I suggest you. Non di. Nothing happened. Did you just press that? I literally just said. Nothing happened again. Stop pressing the button. Ma'am, I'm going to ask you to step back, please.
Fine. I don't want to be around you while you press a big red button on what looks a lot like a detonator anyway. Wait. Something happened. Ugh. A light came on. There's words on the screen. What does it say? I can't read it. Let me see. Here. I can read this. It's Arabic. And? It says, please don't press this button again. Ce lo stiamo inventando, vero? I swear, that's what it says. All right, then. Well, I'd better ask my supervisor about this. Please move along, ma'am. Mamma mia. Does your supervisor speak Arabic? No. Why? No reason. Perché così avrebbe scoperto che ti sta mandando assolutamente in giro per evitare che tu faccia esplodere cose. Anche se tecnicamente ormai sarebbe stato davvero troppo tardi. Terribile. Terribile la stupidità della gente. Comunque, immagino che entro questa notte capiremo molte cose. Anche perché il controllo è abbastanza disponibile ai nostri confronti. E questo potrebbe risultarci comodo. Oddio, sono andato lungo. Pilotare questa geccia è davvero difficile. Benzina. Aspetta. Pardon? Non facciamo incidente. Porca miseria. Ok, che. Ma qui anche lui stava andando contro mano, non ero solo io. Abbiamo sbloccato qualcosa. Guarda quanto costa. Repulsori truccati con serpentine in ceramica hanno un attrito quasi pari a zero per ascensioni rapide. Prendi. Prendi tutto. E ripara. Ok, riparare forse perché avevamo riparato davvero recentemente. Non c'era tanto. Onestamente sono soldi, ma spero siano soldi relativamente belli. Oh, sto andando lungo. Di qua. Evitiamo, evitiamo. Quindi. Beh, in effetti era più veloce. Però vorrei qualcosa che mi permettesse anche di muovermi nelle curve con un po' più di agio. Pensavo se prendermi più qualcosina, ma non ho parcheggi. Oh. Aspettate. Tagliamo di qua perché mi sembra che. Oh my god. Questo è il settore che ci interessa? Sì, in realtà era proprio questo. Quindi andiamo a parcheggiare. Non era molto distante. Bene, perché la benzina costa. E poi è benzina, è carburante. Ma che carburante sia, davvero non saprei. Negoziante, aspetti. Volevo fare un controllo. Non posso essere più veloce di così, ma. E più vorrei vedere prima cosa abbiamo in alto e poi scendere, semmai. Sole liquido. Per ora non compro. Vendi. Vendiamo uno. Di tutti i nostri doppioni. Tenendo il resto. Cerchiamo di avere comunque delle. Delle possibilità. Poi qui. Dove siamo? Purtroppo da questa visualizzazione non vediamo cos'è in alto e cos'è in basso. Quello sembra davvero. Cada tutto il resto, però. E grazie. I look forward to seeing you again. Stupendo. Fatemi passare. Grazie. Ok, questo è su questo livello. E noi stiamo anche cercando tessere perforate, quindi. Qualsiasi punto di. Oh! Questo era refrigerante. Ecco, non ne avevamo più nessuno, quindi tenerne uno potrebbe essere cosa buona e giusta. Forse no, forse non ci servirà mai più, ma. Ecco, i circuiti l'avevamo appena venduti uno, ma. Non mi metterò adesso a rivendere. Siamo abbastanza, ok. E ora scendiamo. L'ascensore è sempre lì, perfetto. Non si è guastato nel frattempo. La cosa non mi stupirebbe, abbiamo sentito qui che gli ingegneri fanno le macumbe più che altro, quindi. Non c'è un vero tecnico. Terribile questa cosa, se ci pensiamo bene. Per esempio,
Vero, ci possiamo andare? No. Ah, lì c'era un oggetto proprio del tutto distaccato, tipo che dovremmo aggiungerlo in auto. Ma noi in auto non possiamo andare praticamente da nessuna parte. Cioè, solo nei parcheggi. Hey, got a minute? Sure, you got a minute. Who doesn't have a minute? It's less than 60 seconds. Near enough, right? Stai perdendo tempo, Jimmy. Jimmy is the name. Oddio, lo sapevo perché sono mentalmente avanzata. You're wondering about the hands, right? Non mi interessava. Everyone does. They always ask me about the hands. I always say the same thing. I do. Ti sarei anche annoiato, quindi. I always say if the shuffle wasn't working, they wouldn't have needed to break them. I'm right, right? E te l'hanno rotta. Were you cheating at cards? Roll high. Wasn't I clear before when I says my name? Sure I was. You was listening. You're a clever lady. I got in trouble because I could roll double sixes every single time. Parecchio stupido. Really? Near enough. Near enough that they broke my hand for it. Then when I learned with the other, they broke that too. Oh mio Dio. Now if I could just get some limbs for augments, I know I could make the money back for you at the table. Certo. I'm not interested. Sorry. You'll be back. They always comes back. I got the skills. Sei un negoziante anche tu che dici che tutti tornano sempre. You're gonna invest in them one day. I'm telling you. Chi lo sa, magari un giorno mi convincerai, ma per ora siamo ancora lontani. Eccola qua, papà. Un'altra scheda perforata, 17 di 20. Ci stiamo molto avvicinando. Vedete tutta quest'area? Qualcosa che non mi torna, ma immagino che prima o poi lo scopriremo. Noi siamo arrivati da quell'ascensore lì, esatto. Venditore torta di ciliegie. Molto specifico. Oh, wait, are those real cherries? Well, they ain't holograms, lady. Yeah, but where would you get real cherries in Novalis? Lots of places. Oh, orchards up in the spire, growing beds down in the vents, one of those labs that grow cultured retro fruit. I'm not talking hypothetically here. Where did you get those cherries? Wherever you like, lady. I find the best way to enjoy the flavor comes from tasting with your imagination. And I find the best way to avoid food poisoning is to know where my cherries come from. Potevi inventartelo. I swear, these taste exactly like cherries. Ok, questa cosa mi ha un pizzico. That is not a normal thing to say about actual cherries. Esatto. You want a slice or not? Penso di no. Yes. No. I can't decide. Have you even tasted real cherries before? Back home, they were my favorite. The Eastern Peninsula? Yeah. Ne sgammano tutti, eh? Well, you'll love this pie. A genuine slice of home. What do you say? No, actually I'm good. È bravo come venditore, eh? È abbastanza bravo, però avrebbe potuto semplicemente mentire prima, è un po' meglio. Change your mind, did you? I knew you'd come back. Ok. Dai, gliela compro. Qui non mi dice che l'ho consumato. Qui ce l'ho. E ci dà un qualche tipo di boost. No, ok, ma probably be back. Much better than you thought, right? Allora, tecnicamente avere un boost alla velocità sarebbe anche interessante, vedere come funzioni. Una mano con un anello? Che cosa? Sembra essere... Oh no! È la mano di qualcuno! Non bisognerebbe buttare un arto biologico nella spazzatura. E sembra anche indossare una fede nuziale nel dito sbagliato. Dovrei tenerla? Immagino che qualcuno potrebbe volerla indietro. Oh mio Dio, fa che non ci fermino pensando che siamo colpevoli di qualcosa. Questa cosa mi inquieta molto.
Hey, you interested in having your photo taken with this magnificent creature? Sarebbe interessante. Just 100 limbs. No, allora no. No. Un po' tanto. Wouldn't you like to know his name? He is Norman. Hi, Norman. Is he a real bird? Norman isn't a bird. He's a falcon. Tu sei molto ignorante, vero? A real one? Well, he's not a hologram. Ma che c'è? C'è tutti quanti? Is he a real falcon or is he artificial? Ah, I understand your question now. You must think this is based on an animal. This is not. It is a unique creation. A falcon. I've seen falcons before. No, you must be mistaken. Perhaps you have seen a sparrow. Sono abbastanza diversi. They are very similar. No. You see, I specialize in chimeras. Quindi degli incroci. What are chimeras? Well, you know, there's a huge market for artificial animals, especially those that are rare or extinct. Chimeras are different. They are artificial animals which never existed, created from the imagination. Il falco sicuramente non sarebbe uno di quelli. But I told you, I've seen a real falcon. Eh? Where? A casa. Well, they're extinct now, I guess, but I saw them all the time when I was young. I'm from the Eastern Peninsula. They would circle around the farm in the summer, until the big dust storms hit back in the year of the dragon. Listen, lady, I need you to do me a favor. Non dirlo a nessuno. Okay. What? Please leave and don't tell anyone that there are Pagami. Falcons, eh? Pagami. Sure, but why does it make any difference? When people know they're looking at something that once existed instead of something that never could, they get depressed. Ah, sì? And sad people don't spend money. Pensavo davvero di dirti dammi dei soldi così non dirò a nessuno, ma ok. Sono più buona di così in effetti. Are you the delivery person? Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. The limbs, comm, holocrons, augments. Everything I own. Make sure my family gets it. Just drop it in the post. Questi stanno facendo davvero una brutta fine. I'll lose my place. Are you sure about this? Yeah. A chance to see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Above the clouds. La guglia. Sure. Yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, thanks. Maybe I'll see you around. Maybe. Perché penso che davvero qui vengano tipo rapiti, gli vengono estratti gli organi o qualcosa di orribile. Anche qua sicuramente mi darà una scelta tipo tenere il pacco, buttare il pacco, consegnare il pacco. Hey, Rania, you met that guy going on the ascension? Is he really going through with it? Pare di sì. He says the ascension takes him to the spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Oh, dear. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad. Cora, eh? He said it was per Cora. Before he gave you all his possessions? He knew? He knew. Allora, vedi che è soltanto un suicidio di massa. You lived outside Novalis, right? So you've seen the sky. You've got that memory. Vuoi vedere il cielo prima di morire? I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. Ooh. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family?
non gli interesserà. Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Uh-huh. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we drop them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Esatto, un altro bivio. E come avete visto abbiamo utilizzato i componenti elettronici, non mi ricordo come si chiamassero, ne abbiamo altri. Componenti elettronici, esatto, per riparare l'ascensore. Ecco come c'erano queste parti qua. Allora, in questo caso onestamente penso che consegnerò il pacco a Cloudpunk. Non abbiamo idea se i suoi avessero davvero bisogno di qualcosa, se fossero poveri, non poveri. E Controllo si sta un pizzico aprendo con noi. Il suo pagamento del tizio che ha richiesto il servizio è stato rigettato. In questo caso particolare credo che fare quanto mi ha detto Controllo vada bene. Almeno è la mia percezione. Non mi pare che ci sia altro da dover ritirare. Ok. Tra l'altro il... era proprio qui vicino il nostro centro, Cloudpunk. Perché sto correndo di là? Sì, so perché sto correndo di là. Perché non sto guardando dove corro. Malissimo. Come questi giovani che vanno in giro guardando soltanto il loro telefono invece di guardare dove camminano. Ma sembra proprio una di quelle persone. Già, già. Consegniamo il pacco. I hate doing this. Being a delivery driver? No, paying off a dead man's debts. At least we won't get in trouble. I hate this city. Ah, oh, abbiamo sbloccato una vasca per i pesci. Noi in realtà abbiamo chissà quante cose da mettere a casina nostra che ancora non abbiamo investito. Potremmo iniziare a investire qualcosa nel nostro appartamento prossima volta che ci torniamo, vediamo. Per la macchina siamo a posto, non abbiamo nessun braccio meccanico, ma abbiamo una mano morta. Sì, avere una mano viva sarebbe ancora più inquietante, ma... Hey, Rania. Bravo, Rania. Come stai? Tutto ok? You don't sound good, Control. Well, I'm fine. If I could just sleep. I used to be able to sleep, you know? Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he's had some drinks. Parecchio, so che. He sounds strange. Like he is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Who from? Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Forse era stato controllato. È tornato a chiamarci 14FC. Nonostante avesse poco prima tentato di chiamarci per nome, cioè Rania. Sta succedendo qualcosa a Cloudpunk. Andiamo al nostro bel punto di interesse. Nuova zona, nuovo quartiere e parcheggio. Zona malfamata, wow. Quindi neanche mi aveva detto niente, eh. Era agitato a mandarci qua, forse. È quello il motivo? Può darsi. Allora, qui abbiamo qualcosa di sopra. Vediamo prima cosa abbiamo. L'ultima scheda perforata. Riporta le schede Evelyn. Sarà fatto dopo questo lavoro. Spacciatore. You from the East, lady? You're good, but no corp sec. Got it? Niente di nuovo. Thanks. You folks from the East are good with me, but no sec. Anche perché sono idioti, almeno quelli che abbiamo trovato per strada, quindi va benissimo, no sec. Plastacciaio. Era un po' che non lo vedevamo. Ora saliamo...
Ina. Saliamo in alto e dopo qui ci sarà un qualche tipo di passaggio. Vediamo se qui tutto funziona. Sì, l'ascensore funziona normalmente. Bene. Tenersi almeno un oggetto credo davvero comunque sia importante per non intoppare in momenti di defiance esplorativa come ci è già successo in passato. Tanto, ricordiamoci, cioè, dovrei ricordarmelo, ma la mia testa è particolare. Di andare in quell'edificio della Copsec dietro casa nostra. Sarebbe davvero bello poter entrare in tutti questi locali. Here's what I can offer you today. Qualcosa di particolare? Pipi energetica, c'è capirota? No. Abbiamo visto che alcune cose le usiamo, ma tenerne più di uno, a meno che non abbiamo davvero tanti soldi, direi di no. Fatto. Thanks. Anche perché prima o poi adesso stiamo mettendo da parte per farci una bella casa. E poi magari ci potremo fare degli arti più belli e fighi. Anche se gli arti un po' mi dico. Adoro. Niente. Dico, farsi un arto senza essersi prima rotti qualcosa mi inquieta come concetto, ma... Non so, c'ha anche un certo fascino. Ha anche un certo fascino. Ah, qui possiamo passare direttamente. Fatemi solo vedere se questo è un modo veloce per cambiare piano. Sì, era una versione alternativa dell'ascensore, molto più veloce. Benissimo. E lì abbiamo un altro venditore, lo stesso che si è spostato. Qui nient'altro, ok. Un attimo, Octavius Butler, nella zona malfamata. Ops. Plastacciaio. Sono molto curioso comunque di vedere la situazione di Evelyn. La dottoressa che non vuole essere chiamata dottoressa. Androide. I'm the delivery driver. I'm here to pick up something. Yes, you're here to take our original corbeille. Huh? It's a painting, dear. You'll be taking me and Mr. Butler too. I don't think I'm supposed to take passengers. What is all this nonsense? Mr. Octavius Butler, this was all supposed to be arranged. Didn't you tell the company that we simply can't let this painting out of our sight? I did, my love, I did. There must be some confusion. I'm sure our young driver friend will consent to take no, us. No, dovreste ricontattare Cloudpunk, onestamente. We'd hate to raise a complaint. Is that not right, young miss? No, non funziona così, non funziona I guess così. So. Ma com'è questo? Let's be going then. I want to see our new apartment as soon as possible. Apparently, Trisha and the Joneses have moved in next door already. And I don't want her spreading gossip about our new home and how it still smells like smoked fish. Ok, parcheggio proibito. Oh my, this is cozy. I've never been in a vehicle like this. Very retro. I agree. Very nice indeed. Do you understand us, young lady, or should we speak slower? Oh, mio Dio. I understand fine. Dear, you must be very curious, are you not? How a woman like me and an android like no, Mr. No, davvero non mi interessa. Met. Sure. Well, I can tell from your accent that you're not from the city, but we're quite enlightened here, you know. Isn't that right, Mr. Octavius Butler? Mamma mia. Comunque davvero uno dovrebbe contattare Cloudpunk,
Cloud Punk controllo ci ricontatta e ci dice cosa fare, non che noi prendiamo l'iniziativa. Dio. Some might say that Mr. Octavius Butler is human passing, but I don't care about that. I love him for who he is inside, not what his outer skin is. Questo è assolutamente apprezzabile. It's a polymer plastic. Oh, you are hilarious. What was I saying? Oh yes, we met at a charity fundraiser. We un tempo eravate ricchi, eh? Life Corp. I'm in HR and Mr. Octavius Butler is in acquisitions. We had executive offices next door. We started meeting for coffee and one thing led to another. Il caffè fa miracoli. And now just a week until our fifth anniversary. Il quinto anniversario sembrava chissà quanto, su via. We're on our way to our new home. Aren't you happy for us? Moltissimo. Yeah, definitely. We're certainly happier than the family that's moving out. Oh, Dio. Don't start all that again. State sfrattando qualcuno per... This area is up and coming now. The people living there couldn't afford it, and they wouldn't fit in either. With hyper-gentrification, they're forced out instantly instead of being pushed out over months and years. Oh mio Dio. Sharp shock, but it's for the best for everyone. No, state sfrattando. People who argue against free markets don't really believe in freedom. Scusa? What freedom does this bring to the people who can't plan for a future? Ecco, senti Octavius. Life in Novalis. Signor Octavius. Like it, go live somewhere else. Not everyone is suited for life in the city. Some people need to live here. Well, maybe in the nice places. But who needs to live in the filth of the marrow? No one stays there without good reason. And the reason is they all dream of getting rich with some scheme or other to make their way up to the spire. That's la famosa guglia. Dream. Our society has a million slots and each must be filled. Every time someone moves up a peg, someone fills in the gap behind them. And every time someone at the bottom slips, where do they go? I read in the Holocron yesterday that the most common food in the marrow is now roach meat kebabs, noodles with rat. Those kinds of people love street food. Potrebbe anche essere buono. None taken. I love a maggot pizza. Quello magari. Our destination. Okay. Splendid. Ci ho messo molto meno di quanto era previsto? Non saprei. Fuel warning. Oh. Fuel warning. We need to stop at a gas station. I can keep going a bit longer, but if we don't top up soon, our main repulsors will go offline. Sì, sì, no, prevedevo di fare il pieno finito questo incarico. Ora voi due, per fortuna che c'è tuo marito, donna. Mr. Octavius Butler, look at this fabulous place. Different and together, but separate. That's how we exist together in this city without all the systems breaking down. That's what they used to say about androids, you know. Oh, don't hearken back to your revolutionary days again. You have rights now, just like humans. Questa cosa è stupenda. Androids are just a part of society. Questa cosa mi piace tantissimo. We're all the same, you know. As long as we all have the same bank balance. Sì, quello è il capitalismo. Well, you're welcome to give away all your money to the orphans and the rat children. You can come and stay in my penthouse as long as you take off your shoes and have a shower before you touch me. Very generous of you, my love. Have either of you ever actually been to the marrow? Don't credo. Oh, heavens no, dear. I have family in the Spire, and Mr. Octavius Butler is from a very distinguished line of androids. He's descended from the very first Cora models. Cora models? Wait, what does that mean? Why do you mention Cora? Esatto. It's just a saying, isn't it, Mr. Octavius Butler? In a way. It means he's refined, dear, just like me. We have no prejudice here. Mamma mia, il mistero. People in the city, you know. Yeah, you said that before. Do you think the family will still be there when we arrive? I shouldn't think so.
2 hours of rent at peak rate and they'd be bankrupt. I'm sure they're long gone, either moved on or forced out by CorpSec for violating their lease. I bet they'll be somewhere nice. Not everyone ends up in the marrow, you know. Quindi voi i soldi li avete tuttora sicuramente. Production down there. Oh, you are witty. The production of mold burgers and rat salad. No offense, dear. Yeah, none taken. Thank you for getting us to our destination, driver. It's been fun to drive in a vehicle that's much more rustic than our limo. Potevate usare la vostra limo. Here safely too, and what a lovely neighborhood. Quite so. E possiamo prenderci uno specchio, ovviamente, dato che qui sono tutti molto vanesi. Diamo un'occhiata in quest'area. Allora, non sembravano far parte direttamente di una corporazione comunque, quindi sarei stato un pizzico più accorto io. Vabbè, qui adesso perforate sono di troppo, ma qui se non sei davvero ai vertici, a quanto ho capito, la fortuna gira. La fortuna gira, quindi chissà se i signori saranno sempre così ricchi e benestanti o se le cose cambieranno. Proviamo una torta alle ciliegie mentre sto vagando per... Not bad. Not bad. Sono più veloce. Stavo specialmente correndo a prendere cose che pensavo fosse di poco interesse, ma visto che ho voluto fare questo... questo test, detto, facciamolo insieme. Sono effettivamente più veloce. Come visit us at Peterwitz Watch and Clock Shop. We have the finest tech in all Novalis. Un altro che dà N Magazine. Come nascondere il tuo chip identificazione dalla CorpSec? Preso. Braccio cibernetico. Lo vendi anche più caro di dove l'abbiamo visto in passato. Sono davvero curioso. Magari ci sblocca cose avere un braccio cibernetico. Chissà. Non posso vendere ora che ne ho più di 20, ma ok. Thanks, Mr. Witz. As the MP3 said to the wave, adios. Già sentita. Uno si dovrebbe segnare dove stanno questi bracci robotici, ma onestamente non la... mi sono perso qualcosa. Non la prendo come una cosa davvero importante. Almeno raro dischetto. Ecco, vedi qua, per esempio, saremmo potuti tornare dalla nerd e darglieli, ma non mi ricordo neanche lei dove sia. Ma nella leggenda non appaiono, purtroppo, e questa cosa secondo me è sbagliata. Cioè, perché una volta che sblocchi certe cose sarebbe interessante, ma ancora è un po' di cash, fondamentalmente. Sì, ci piace, ma niente di travolgente. Anche perché almeno per il momento, come vedete, ci basta fare un po' di giro intorno a qualche quartiere per avere parecchia merce di scambio. Niente di interessante. Thanks. Per me, grazie. I look forward to seeing you again. Eh sì, decisamente ce n'erano più di 20. Questa cosa non ci dovrebbe stupire. E qui c'era un altro parcheggio. Ok. E di qua si può tornare dall'altro lato. Qui non c'eravamo mai stati. C'è qualcosa qui? Non credo, ma... no, pare che proprio non ci sia una piattaforma che si muova qua. Peccato. God, this is why I'm not a taxi driver. I didn't like them. Yeah, I don't blame you. I don't think they would like automata or dogs. Penso anch'io. Anyone poorer than them, less educated, less well connected, less stuck up. Less. Different in any way. But one of them was an android. Cambia poco. I know, Camus. I have a question.
Go ahead. Did you really eat maggot pizza? No, Kevin, non credo proprio. I was playing along. Oh, a joke. I laugh at them. Me too. It's all we can do. So... It is very quiet. It makes me nervous. We can listen to the ad streams if you like. Are they interesting? Davvero sentire le pubblicità? Sure, if you want to learn all about everything we can never afford. Ma che siamo ai tempi del carosello? What about music? Meglio. No thanks. We can check the weather feed if you like. Ci fa strano sentire la musica perché eravamo musicisti? Fine, but we're not. Perché altrimenti, perché preferire le pubblicità alla musica? Cioè questo, io ogni volta che sento una pubblicità alla radio cambio canale. They're all ads and corp approved pop stars. They sound so empty, hollow. How do we find other feeds? I only know about corp channels. The radio, Camus. The what? An electromagnetic wave of a frequency between about 300 kilohertz and 300 megahertz. You can tune that in, right? Yes, I have found it. I'm hearing it now. How strange. It's the easiest way to broadcast without the corpse shutting you down. They've been playing music with radio waves for thousands of years, you know. How did you know? Mom told me if I ever visited Novalis, I should tune in to the pirate radio. She said it was the only good thing about the city. Oh, come Radio Londra. Go ahead, play something over the speakers. What about this? Wow. I like it. Maybe something a bit more relaxed, though. I know this one. I like the bit that goes ba ba ba. Yeah, it's nice, Camus. But let's see what else there is. Oh, oh, what about this? Do we know who this is? No. It is radio. Right, sorry. Dumb question. Do you like this one more? I like this one. I like it too, but keep searching. There is one more. Yes, this is perfect. Mom would have liked this. We have a new job coming in. From Control? He normally calls. The checksum confirms it's Cloudpunk. I have a nav point. Let's go then. Qui è successo qualcosa a Controllo. Infatti pure prima è stato evasivo. Mi puzza. Comunque vediamo cosa c'è in questo edificio della Corpsec, o quantomeno in cui serviva un volantino della Corpsec per entrare. E poi portiamo queste schede perforate da Evelyn. E magari passiamo al nostro appartamento.